un pareggio, quello di Cislago, in casa della terza in classifica, che in altri tempi sarebbe stato accolto come una vittoria, ma che sfortunatamente pesa, come avrebbe potuto pesare sull'andamento della gara, l'affossamento di Marco Colombo dopo pochi minuti di gioco. Un altro episodio, l'ennesimo di una stagione, quella della Castellanzese, che dal punto di vista arbitrale non è stata certamente delle migliori. Che la Cistellum facesse la partita c'era da aspettarselo in virtù di quel terzo posto in classifica comunque legittimato sul piano del gioco. Al 25esimo è straordinario Gervasio nel deviare la conclusione a colpo sicuro di Tartaglione in quella che è poi stata l'unica conclusione nello specchio della porta nella prima parte di gara. Pronti via, e alla ripresa Castellanzese subito avanti con questo colpo da biliardo di Galantino. Un vantaggio che dura troppo poco. Due minuti più tardi, siamo al sesto del secondo tempo, Andreoli appoggia di testa in rete un cross proveniente dalla sinistra e fa 1-1. Il vento cambia e la Cistellum si rende pericolosissima. All'ottavo, Cipriano all'altezza del dischetto del rigore colpisce il palo alla sinistra di Gervasio. La Castellanzese fatica a contenere e al 26esimo ancora Gervasio è superlativo nel deviare in angolo la conclusione di Andreoli. Nel finale, il giovane portiere neroverde completa la sua grande giornata fermando sempre Andreoli da due passi. Una parata che certifica appunto partita e speranze neroverdi.